100 bambini delle scuole dell'Aquila a Palazzo Margherita per la chiusura del progetto A Scuola di Perdonanza, coordinato da Alberto Orsini per il Comitato Perdonanza. Insieme alle scolaresche, presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il vice sindaco Raffaele Daniele e Ada D'Alessandro dell'Ufficio Scolastico Regionale. Al termine dell'incontro, giro per i locali della sede comunale, allestiti con i lavori degli alunni. Sindaco Pierluigi Biondi, oggi a Palazzo Margherita, Scuola di Perdonanza. Lei nel suo intervento ha fatto cenno, insomma, al fatto che Celestino Quinti è stato raccontato da tanti artisti, tanti esponenti della cultura. Oggi si aggiunge anche un altro tassello. Sì, è il punto di vista dei più giovani, dei bimbi delle scuole della nostra città e del territorio che hanno dato una loro rappresentazione di questo personaggio straordinario, ancora attualissimo. Lo hanno riletto con gli occhi della modernità e della freschezza che solo le giovani generazioni sanno esprimere. È un modo per avvicinare i nostri ragazzi al tema della perdonanza, al messaggio di Celestino, e di fatto significa far vivere ancora di più pienamente il senso profondo e la storia centenaria di questa città attraverso uno dei suoi personaggi più illustri. Ecco, nell'ambito di questa manifestazione è arrivata anche un'ulteriore novità per quanto riguarda il corteo della bolla. Ma sì, una delegazione di questi ragazzi sfilerà nel corteo perché rappresenta uno spaccato importante della città, rappresentano generazioni che hanno vissuto le anomalie della città post-sisma, che però si sono saputi adattare, integrare pienamente e quindi di fatto sfilando rappresentano la città stessa. Vice Sindaco Raffaele Daniele, i bambini, gli alunni delle scuole che raccontano la perdonanza, raccontano Celestino Quinto, insomma una bella emozione. Beh, il nostro compito, oltre a occuparci della ricostruzione materiale, è anche quello di occuparci di quella immateriale, coinvolgere i bambini e fargli capire fin da subito quali sono i valori della nostra città. Diciamo che è una cosa molto importante. Loro hanno risposto in maniera straordinaria e sono sicuri che faranno sicuramente quando cresceranno meglio di come abbiamo fatto noi e la nostra città avrà delle solide basi culturali, legate alle proprie radici. Alberto Orsini per il Comitato Perdonanza oggi porta a casa, insomma, un grande risultato. Come ha detto il sindaco, si aggiunge un tassello al racconto sia della perdonanza che di Celestino Quinto. Sì, il risultato più che di una parte di una persona della città, 150 bambini sono entrati dentro la casa comunale per la prima volta, evidentemente, visto che è stata appena ricostruita, hanno visto la loro casa municipale, hanno visitato questo piccolo museo della perdonanza della scuola con le opere che loro hanno fatto, hanno visto il video che verrà proiettato prima e dopo i concerti della perdonanza, quindi il mondo della scuola, il mondo dei bambini entra dalla porta principale a diventare protagonista della perdonanza celestiniana. Questa è quella che era la missione di questo progetto, consegnare alla nuova generazione l'eredità più importante che avranno dalla città dell'Aquila, Celestino Quinto e la perdonanza, e dimostrare a loro, ma forse anche e soprattutto a noi stessi, che stiamo ricostruendo una città non solo per noi, ma anche per quelli che verranno. Ecco, abbiamo visto dai video qualche servizio dal taglio squisitamente giornalistico, diciamo che c'è la possibilità anche che qualcuno di questi ragazzi poi prenderà anche il nostro posto. Ma noi ce lo speriamo, anche se poi i giornalisti sono quelli che dicono sempre lascia perdere, fai un altro lavoro, in realtà lo speriamo perché c'è carenza in realtà di giornalismo e di giornalisti in questa città, ci sarebbe bisogno di ancora più voci di quelle già volenterose e ottime che ci sono. È stata una scoperta perché non è un mestiere se va molto di moda più in realtà, invece molti hanno impostato i loro video, che erano a tecnica libera, come servizi giornalisti di un TG della pace, TG della perdonanza. A me ha fatto molto piacere, come è ovvio personalmente, ha fatto piacere a tutti, quindi bene così.